e fare una piccola donazione a Teleton. Donare a Teleton vuol dire donare alla ricerca, vuol dire dare una speranza, quantomeno vedere ai nostri ricercatori che sono i migliori al mondo. Ciao Bionda, abbiamo gli ultimi cappellini della pioggia, le previsioni sembra che nel pomeriggio ci saranno anche il temporale. Prendete un cappellino che è come quello che ho in testa io, solo un euro alla donazione, un euro alla ricerca. Veramente abbiamo... Per pubblicità vengo con una macchina un po' più performante. Salve. Buongiorno. Non ti va bene? Sorridi, sorridi, sorridi su. Cosa facciamo? Spieghiamo qua? Ciao ragazzi. Sì, va bene. Io giro qua. Grazie. Poi. Grazie.
meraviglia queste jeans a notte. Belle. Che meraviglia. Belle. E dopo dove le mettiamo però? In curiosità, cosa costa un cagnolino di questo genere? Un White Terrier. E cosa costa? Che cifra siamo? Dipende da come lo vuole. Cioè? Dipende se lo vuole col pedigree, senza. Senza pedigree. Intorno alle 600 euro, 700. Ah, però. Una bella acquista. Con un po' di... Sono quelli della regina d'Inghilterra, no? Sì, sono quelli inglesi. Buon acquisto, grazie. Arrivederci. Bene, questo video l'ha capito.
Buongiorno, scusi, posso riprendere il suo meraviglioso piccolo drone? Posso fotografarlo mentre è in volo? Adesso scarico. Ah, scarico. 5 minuti. Capito, grazie. È una bella realizzazione, simpatica. Voi dove siete? Ecco, sono i Visconti. Ah, ecco, ho capito. E costa 35 euro, ha detto, giusto? Bello, bello. Una bella resistenza. Euro qua, un negozio di più. Esempio, quanto potrebbe essere? Ah, capito. Comunque è una bella realizzazione, simpatica. Tra 5 minuti. Le saghe, per i territori, Lombardia. Salve, mentre il 19-20-21, è sempre questa zona qua, c'è la sagra dei territori. Potete puntare due bottiglie di vino, se voi grazie. Ti interessa qualcuno di queste cose qua? Genziana? La genziana potremmo forse prendere, chissà, per GNP, eh? Invece guarda le fragole proprio, guarda proprio le fragole. Fragole di stagione, ma che ce n'è una su, mangia. Ce n'è. Per cui cosa facciamo? Cosa facciamo per l'Emilio e... era lì? Eh? Ti piace così? Se... c'è il là fuori. Ma perché quando l'hanno prima volevo
per prendere uno con la, col micro lì, drone, dopo è arrivata una tizia tutta. Guarda, guarda qui, guarda che belli che sei, sono mica belle. Per col buon figlioletto a far riparare il suo drone. Sono molti cose, vogliamo vedere qui dei quadri? Qua dentro. Vedi, così sono i pittori naive jugoslavi. Una volta c'è un po' di modo. Guarda che sta costruzione qua, è mica malvagia, eh? Ci vuoi provarne una? No, no, con il mio se... è buono, il mio con il mio se... Andiamo a prendere un caffè? Sì. Cosa avete? Anche marmellate? Cosa avete? Marmellate con zucchero senza zucchero. E formaggi avete? Formaggi abbiamo solo il vitto e basta. Ah, capito. Se della Valgerola abbiamo solo il vitto. E pane di segale avete? Pane di segale è finito. Ah, capito. Senti, non ci può assaggiare uno di quei mirtilli? Li prendo, eh? Io faccio pubblicità, dopo le riparo, sì, sì. Comunque... Ma questi sono per, solo per ambiti industriali, no, queste qui? No, per la casa. Per la casa. E su che cifra siamo? Una... 1350. È una bella, è una bella invenzione. Vabbè, buona prosecuzione. Thank you.
www.artigianiacasai.it. Serve cuocere, la nostra forno senza condimento, aggiungi sale, pepe e piacere. Visto che serve cuocere, che viene qui al forno, poi guarda, non è sana. Ecco. Anzi, come sono i mirtilli? Non puoi prendere, anzi, puoi prendere. Questi qua. Prendi, poi, anzi, prendi. Ah, ma non ci sono? Ah, sì, sì, ci sono. Anzi, puoi prendere una confezione, un assaggio, poi prendi questo. È un assaggio. Un cosino piccolino. Senti, poi. Ok, ma guarda anche la viola che è buona. Io prendo un. E io prendo un formaggio della serie, Formaggio della Montanara, 11,50. Ok. Sì, sì, sì. Lascia vedere qua. Ma combatti il portafoglio o no? No, combatti il portafoglio o no? No. Il portafoglio se lo comprate. No. Guarda che belle. Guarda anche le cinture, guarda se non sono belle cinture. Guarda questi qui. Guarda questo che è una bella, che è il macello. Prego signori, per il service al ristorante abbiamo i nuovi spot, date per una. Grazie. Abbiamo quella grande acquama e quella che diciamo. Alla base, alla base. Questo è un 7. Questo tutto, scusa, questo è il mio questo c'è tutto questo paese. Va bene, qua. Però c'è lei, no? Sono nonno. Ah, ho capito. Ed è quello che fa questi quadretti, no? Sì. È un cranio. Proprio buon gusto. Grazie. E cosa vengono questi quadretti, tanto per? Sotto il piccolo 30 grade. Ah, ho capito. E voi dove siete? Capito. E voi dove siete? A Bellagio. Cioè un negozio proprio. Abbiamo un laboratorio, sono un banco simile sul lungo lago in faccia all'hotel Spring. Ah, capito, capito. Bene. Grazie ancora per la gentilezza, grazie, buongiorno. Se impite l'abbi chissà cosa costerà, 1000 euro, cosa costa? 1000 euro. Cosa può costare? 2000 e 7, c'è E dopo c'è lo sconto chiaramente, per militari e ragazzi. Lei pensi a comprare, vediamo cosa possiamo fare. Ok, ok. Facciamo un po' di mal di testa, poi passo di qua. Grazie, comunque sono apprezzamento per chi l'ha fatto. Buongiorno. Scusi, Grazie.
Beccagnù. Sì. Ma da che prezzo partite per avere un impiantino solare? Dopo glielo dico, mi vergogno a dirlo. Perché si vergogna? Non ci metto su qualche sito... È pornografico? Ci metto su! Comunque vi faccio fare una bella figura in ogni caso. Vabbè, no, no, non andare via che devo fare delle... Quello di Mandingo, sai? No! C'è la moglie che sta fuggendo, dopo mi corre, mi va col caro amico di famiglia e mi trovo. Mi trovo spiazzato. Questo è un amaro che facciamo con l'olio. E le foglie dell'oliva, è la fine del mondo. È veramente buono, cosa costa? 15 euro la bottiglia. Lo dico a mia moglie, se mi dà l'ok la compro. Dai. Comunque è buona. Grazie. E Nanzia? Guarda questo amaro fatto con l'olio d'oliva. Ti va, no? Devo comprare? No, compri questo di miei. Ah, va. No, ma ti piace o no? Addirittura con lama di cammello. Adesso vediamo settembre. E perché lo vuoi comprare? E perché questo? Prego. No. Ti va la trapunta? Ti va la trapunta in lana di cammello? Sì, siamo di qua. Quindi non sei a posto per gli stampati di carte turistiche, l'hai preso lì all'ingresso? Sì, dai, lo so. Dai, ma ci sono, vale. No, andiamo. Siamo di là, non c'è. Non lo voglio, dai, adesso. Dopo questa la più cara è Bila. E allora così abbiamo finito la nostra visita. Sei contenta? Sorridi, sì, e sorridi, sì, per la stampa, sì. Sorridi? Sì, sorridi? Sì. Bene. Comunque lì, se lascio fuori qualcosa me lo dice, Se l'hai lasciato fuori qualcosa me lo dice, capito? Il metto. Perché sennò cazzo fai andiamo a roba.
Anche l'altra volta siamo passati. Perché? Pazzo. E via. Sì, mica. Stavo già litigando con due persone. Tutto sei nervoso. Fortuna che sono appena tornato dalle ferie. E uno perché mi voleva. Gli ho chiesto di farmi una scritta su una maglietta. Pubblicativo. Io non avevo visto i... È dall'altra parte, neanche quando pulisci. Facciamo una signora. Non si può sorpassare in montagna perché ci sono più di... Non si può sorpassare. Io ho capito. C'è una telecamera che c'è il culo. Milan, quelque rimane a Milano con adesso, il cuore 50 km di galleria. Eh sì, 50 km di galleria e siamo a casa. E se sono venuta giù di qua, cosa posso fare? Cioè, cosa che c'è? Eh sì, per forza. Chiusa la strada. Questi qua devono entrare. No, ma li fa passare giù. Devono entrare a pulirlo. Fa passare giù per il paese.